Se non ci saranno i fondi del governo e neanche quelli dell'Europa, la regione, per mettere in sicurezza la Firenze, Pisa, Livorno, valuterà l'ipotesi di introdurre un pedaggio per i mezzi pesanti. Lo ha ribadito al nostro microfono il governatore della regione toscana, Eugenio Giani, che ha affidato uno studio per analizzare i dati del traffico e di risvolti giuridici. Parole che hanno provocato l'immediata alzata di scudi da parte delle associazioni di categoria che rappresentano artigiani e aziende alle prese con i problemi della strada di grande comunicazione. Non c'è azienda del territorio che non abbia a che fare con la Fipilì per un motivo o per l'altro, dicono da Confartigianato. Questa arteria è importantissima, ci piacerebbe che sul tema ci fosse un confronto costante. Pensare oggi che si possa applicare un pedaggio mi sembra fuori luogo, perché prima è necessario un servizio di un certo livello, poi si possono valutare necessità e costi. Per un autotrasportatore, fanno notare, forse sarebbe meno costoso affrontare un pedaggio che chilometri di code, ma a queste condizioni diciamo no, perché sarebbe una tassa sugli autotrasportatori che già ora devono affrontare disagi quotidiani e accollarsi i rincari del carburante. Gianni però si è detto disponibile ad incontrare le associazioni di categoria. Da CNA ribadiscono la piena disponibilità all'apertura di un tavolo di concertazione per discutere la questione e cercare soluzioni condivise. L'associazione ha espresso in ogni modo possibile la propria contrarietà alla previsione di introduzione del pedaggio e ha richiesto più volte un'interlocuzione con la regione. La gabella però da parte degli artigiani viene ancora definita improponibile.